Giovedì 13 maggio, buongiorno, ben ritrovati al consueto appuntamento con Prima Notizia. Oggi il nostro approfondimento vuole iniziare dal segretario regionale della UIL, Vincenzo Tortorelli, nostro gradito ospite. Buongiorno, segretario. Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti i telespettatori. Grazie per essere con noi questa mattina. Allora, segretario, inevitabilmente dobbiamo partire la nostra analisi, il nostro approfondimento di oggi dalla questione vaccinale. Insomma, il tema del giorno continua a tenere banco la campagna vaccinazione tra alti e bassi, tra passi falsi e nuove iniziative. Qual è lo stato dell'arte dal vostro punto di vista? Lo stato dell'arte è che bisogna accelerare la campagna vaccinale come abbiamo sempre sostenuto insieme a CGIL e a CISL. La campagna vaccinale è importante per la nostra comunità, per la nostra regione e per tutto il paese. E bisogna evitare iniziative estemporanee. E andare direttamente alla concretezza dell'azione. Da tempo stiamo chiedendo che si avvii una campagna vaccinale anche nei luoghi di lavoro. Siamo pronti a sottoscrivere il protocollo con Regione Basilicata, con Confindustria, con Confapi per poter avviare gli hub di vaccinazione in tutti i luoghi di lavoro perché riteniamo importante che si avvii a questa fase parallela agli hub di vaccinazione nei centri, nelle città, come sta avvenendo. Però bisogna accelerare, come giustamente il generale Figliuolo nelle sue annunci ha sempre sostenuto. E noi siamo perché avvenga questa, si apra una nuova fase. Consideriamo positiva anche qui l'apertura di un nuovo hub su Potenza e credo che bisogna continuare su questa strada. Ecco, dicevamo, qualche passo falso si è registrato nei giorni scorsi, insomma il fine settimana scorso è passato un po' alle cronache per il flop di Matera, l'Astra Night organizzato dalla Regione e dall'ASM, insomma i risultati non sono stati quelli previsti. Ecco, da questo punto di vista c'è molto da migliorare. Sì, perché noi crediamo che è tutto importante quando si aprono le giornate a libera vaccinazione, è importante, anche qui perché crediamo che bisogna dare spazio a chi è convinto a vaccinarsi, perché sappiamo che nel nostro paese ancora è vivo questo sentimento di chi ancora non è convinto che la vaccinazione possa essere la soluzione alla pandemia. Invece io credo che i segnali di apertura, preferibilmente credo che bisogna aprire di giorno e non di notte, perché è una scelta che consente a tutti di vaccinarsi in sicurezza e sicuramente senza sovrapporre e senza evitando le scene che abbiamo assistito nelle prime iniziative dove c'è stato un grande assembramento, grande confusione, ma qui si tratta di organizzare meglio, trovare le soluzioni per poter creare le condizioni per garantire meno assembramenti, ma più organizzazione per vaccinare più persone possibile, anche perché abbiamo poco tempo. Noi dobbiamo utilizzare i prossimi mesi per arrivare a settembre in massima sicurezza, garantire la cosa più importante per le nostre comunità, la scuola, riapertura delle scuole in sicurezza, riaperture di tutto il sistema economico, delle imprese, delle attività in sicurezza. E lo dobbiamo fare, in maniera anche qui molto speditamente e molto veloce. Segretario, lo scorso 1 maggio CGIL, CISL e UIL sono andati in visita appunto presso le tende donate dal Qatar, un messaggio di forte vicinanza in occasione del 1 maggio per tutti gli operatori sanitari. Sì, un messaggio importante. Il 1° maggio abbiamo voluto fare, diciamo, un'iniziativa fondamentale per dare un segnale, per dare quel segnale e soprattutto un messaggio di ringraziamento a tutti gli operatori sanitari, ma soprattutto anche ai tanti volontari. Tanti volontari, circa 50 volontari che ogni giorno tolgono spazio al proprio tempo, alla propria famiglia per dedicarlo agli altri, a curare e a essere a supporto della comunità. E questo è un grande valore che va preservato, che va valorizzato. Anche il Presidente Mattarella, abbiamo visto, ha premiato i nostri volontari della Croce Rossa, quindi è un segnale importantissimo
che il sindacato ha cercato di rafforzarlo nella giornata dove al centro si mette, diciamo, viene messo il lavoro, il grande impegno di tanti lavoratori. Abbiamo fatto una cosa opportuna e devo dire che c'è stato anche un ringraziamento di tanti operatori che erano lì la mattina e abbiamo visto un atteggiamento anche qui di soddisfazione, ecco, perché ci vogliono anche questi momenti, se può servire questo per dare forza e coraggio ad andare avanti. E quindi ieri anche è stata la giornata degli infermieri, diciamo, della categoria che, come abbiamo detto, sono i nostri eroi. Poi io aggiungo, non sempre vengono considerati eroi perché da un lato durante la pandemia abbiamo visto le scene dei nostri infermieri nelle corsie, a fianco di tanti malati Covid che soffrivano, erano l'unico punto di riferimento, di calore. Poi purtroppo abbiamo assistito un minuto dopo, quando c'era da rinnovare i contratti, quando c'era da riconoscere economicamente lo sforzo che hanno fatto, diciamo che non sono stati sempre considerati degli eroi. Quindi dobbiamo mantenere coerenza e noi chiediamo anche qui allo Stato, al governo, alle istituzioni sanitarie di porre sempre al centro il valore dell'infermiere, degli operatori sanitari, dei nostri medici, che sono ancora l'elemento centrale della nostra funzione di tenuta della salute e della vita di tante persone. Segretario, in tutto questo si è innescata anche una polemica tutta politica, insomma, che riguarda il ruolo del direttore generale dell'ASP, Bochicchio, finito un po' nell'occhio del ciclone da parte della giunta regionale. I sindacati sono subito scesi in campo, insomma, per difendere l'operato del direttore generale, ma soprattutto in questo momento particolare è necessario dare stabilità per continuare, appunto, l'opera di vaccinazione. Sì, noi siamo scesi in campo. Voglio fare una premessa. Scendere in campo non significa difendere le persone, ma noi difendiamo molte volte la sanità in Basilicata, viene sempre, diciamo, accostata alla gestione delle persone. Noi crediamo che il sistema sanitario debba funzionare perché la politica faccia delle scelte programmatiche, le scelte di investimento e dia una traccia, dia una visione della sanità che funzioni, che sia efficiente, che eviti gli sprechi, ma che non sia ogni volta a colpevolizzare un dirigente oppure quel sistema di spoil system che a noi non piace. E quindi noi abbiamo difeso l'operato di ogni, diciamo, dirigente, di ogni dirigente che opera nel sistema sanitario, che si possono commettere degli errori, ma ogni dirigente va valutato alla fine del mandato. Un mandato dura quello che è l'aspetto contrattuale. Noi diciamo, a fine contratto si valuta se un dirigente ha operato bene o ha fatto degli errori, sapendo che molte volte degli errori si possono commettere e si possono, anche qui, può essere supportato da tutti per poter avanzare e risolvere alcune questioni. Quindi noi abbiamo difeso la posizione del direttore dell'ASP di Potenza dentro una diciamo, scelta sbagliata di indicare, diciamo, o invitare a fare altro, diciamo, è sbagliato in questo metodo e l'abbiamo contrastato. Abbiamo invitato il Presidente Bardi a rivedere, e il Governo regionale a rivedere nelle decisioni, aspettare le scadenze e poi valutare nelle scadenze se l'operato è stato positivo o negativo. Il sindacato continua a chiedere, soprattutto in ambito sanitario, collegialità nelle decisioni, insomma, chiede di essere coinvolto. Come sono i rapporti con la giunta regionale, con il governatore? Beh, diciamo che i rapporti sono stati fatti da alti e bassi. Sul sistema sanitario abbiamo fatto dei passi in avanti dopo grandi criticità che abbiamo registrato, soprattutto l'anno scorso, dopo la pandemia, dopo l'inizio della pandemia. Gradualmente abbiamo avviato una serie di confronti. Io credo che dobbiamo anche qui riaprire un confronto con il governo regionale sul confronto sul sistema sociosanitario, diciamo, sulla programmazione e sulla costruzione di un nuovo modello sociosanitario, cercando di mettere al centro anche qui l'avanzamento della facoltà di medicina, perché ormai è realtà, sta avanzando la facoltà di medicina con l'Unibas e quindi bisogna avviare un confronto per
costruire questa, anche qui, eccellenza che dobbiamo caratterizzarla per mettere insieme università e eccellenze della sanità per dare anche qui un futuro migliore all'azienda, all'ospedale San Carlo. E poi rafforzare la sanità territoriale. C'è un vuoto che dobbiamo colmare e la pandemia ce l'ha consegnata. Il documento del PNRR indica molto c'è sulla sanità territoriale, sul ruolo dell'infermiere territoriale. Insomma, bisogna rafforzare quello che la pandemia ci ha consegnato e ci ha fatto vedere che manca una sanità territoriale nel stare vicino ai bisogni dei lucani. E poi, ripeto, bisogna velocizzare il concorso unico dei 1.600 operatori sanitari, gli organici vanno rafforzati, lo dobbiamo fare entro ottobre, altrimenti arriviamo in ritardo. Oggi abbiamo notato, e lo avete anche più volte denunciato, un'assenza e una carenza di operatori sanitari negli organici della nostra struttura sanitaria. E anche qui la pandemia ce l'ha consegnato, turni massacranti, abbiamo difficoltà di anche reperire personale medico specializzato e quindi noi siamo perché si velocizzi il concorso unico per consentire a 1.600 giovani di entrare nella sanità locale, creare occupazione e sviluppo, ma soprattutto dare strutturalità alla sanità lucana. Segretario, lei citava il piano di ripresa e resilienza, si è innescata, insomma, una polemica rispetto alle risorse destinate alle regioni del Mezzogiorno, insomma, si poteva ottenere qualcosa di più. Certamente che si poteva ottenere qualcosa di più. Noi siamo convinti che questo è un momento delicato, la WIL lo sta dicendo da tempo, la Basilicata in relazione alle risorse che arriveranno nel Mezzogiorno e nella nostra regione, deve fare una grande operazione di programmazione per poter rilanciare e poter mettere la nostra regione in condizione di essere all'altezza delle nuove sfide. Tante sono le difficoltà, il 1º maggio, lo dicevate, abbiamo messo anche al centro il tema infrastrutturale. Serve dotare la nostra regione di una dotazione infrastrutturale, sia materiale e immateriale, tutta l'opera anche qui della digitalizzazione, delle infrastrutture, delle reti di collegamento. Insomma, servono tantissime risorse perché devono cambiare e rafforzare la nostra regione per essere una regione all'altezza delle nuove sfide, sapendo che la cosa più importante è tutto quello che si deve fare deve essere finalizzato al lavoro. Noi dobbiamo dire e dobbiamo rivendicare, e lo stiamo facendo anche verso il governo regionale, che tutte le risorse che arriveranno devono andare in una sola direzione, creare occupazione, dare un futuro ai nostri giovani, a tanti giovani che aspettano di poter avere un'opportunità nella propria terra. E lo dobbiamo fare per le nuove generazioni e per il futuro della Basilicata. Ecco, lei parlava dell'emergenza lavoro, insomma tutti gli indicatori che anche la UIL costantemente monitora sono dati drammatici, insomma l'aumento esponenziale della cassa integrazione, le continue crisi che riguardano diverse realtà produttive che operano in Basilicata. La UIL ha detto che da questa emergenza si esce soltanto con un'agenda di priorità condivise. Sì, si esce con un'agenda di priorità condivise partendo dalle tante vertenze che vanno affrontate e cercate anche qui insieme di risolvere. Le agende parte da una prospettiva che deve prima di tutto far vedere, e la politica la deve fare in maniera anche qui organica, veloce, deve dare una spinta propulsiva a un cambio di passo, partendo da Stellantis, che è, diciamo, l'elemento centrale. La Basilicata, lo abbiamo detto da tempo, non possiamo pensare una Basilicata senza il polo dell'auto di Melfi. Adesso viviamo in un incrocio delicato, un incrocio difficile da poter, diciamo, anche qui governare dentro quello che poi è lo spazio e le difficoltà che anche la pandemia che ci ha consegnato, la crisi dell'approvvigionamento delle materie prime, sono tante componenti che si stanno attanagliando nella nostra comunità e nella nostra comunità regionale.
ma noi dobbiamo incominciare da subito a mettere a riparo, confrontarci per poter realizzare una progettualità insieme ai lavoratori, insieme diciamo, a tutte le forze istituzionali, i sindaci, i nostri anche parlamentari, per poter lavorare insieme attraverso le dotazioni economiche che arriveranno dalla Comunità Europea per poter metterli a valore per superare queste crisi. Ne sono tantissime e le registriamo tutti i giorni, da Auchan, i magazzini ex Auchan, dove anche qui una vertenza difficile che va trovata a una soluzione ai 130 lavoratori. Abbiamo TFA, lo stabilimento ex Firema, un polo importante per il sistema ferroviario, insieme a Ferrosud una vertenza annosa. Abbiamo i sistemi di rilancio delle aree industriali, dalla Valbasento all'area industriale di Tito, anche qui dentro la nuova diciamo, visione e la vecchia visione delle ZES, che è una grande opportunità perché anche qui arriveranno tante risorse da dedicare, ma lo si fa in che modo? Lo si fa se cominciamo a programmare, a costruire e a interloquire con i grandi player, partendo anche da Eni e Total, perché pochi giorni fa abbiamo raggiunto un'intesa importante sul patto di sito, che abbiamo riaggiornato il patto del 2012, ma abbiamo chiesto subito un confronto al governatore Bardi sull'altro accordo raggiunto tra Eni e Regione sulle compensazioni e le royalty. Anche qui dobbiamo cercare di avviare una discussione che guardi in maniera concreta e programmi queste risorse divenienti dalle royalty in maniera diversa da come sono state utilizzate gli anni addietro. La Will lo sta dicendo da tempo, forse meno marciapiedi, meno diciamo, attività di investimenti, ma più lavoro. Bisogna pensare al lavoro e alla transizione energetica. Il petrolio prima o poi finirà, saranno 10 anni complicati, dobbiamo costruire parallelamente uno sviluppo che garantisca diciamo, il dopo e il durante e il dopo petrolio. Lo si fa solo con gli investimenti e con una visione nuova diciamo, di Basilicata e di capacità di mettere in relazione le due condizioni. Come si produce petrolio, si continua a produrre petrolio garantendo diritti, salute, impatto ambientale, ma come si crea sviluppo alternativo lo dobbiamo diciamo, realizzare insieme alle, diciamo, alle CGIL, CISL e UIL, insieme ai lavoratori, insieme alle istituzioni. Ecco, segretario, lei parlava prima del patto di sito. Voglio condividere con lei la riflessione che oggi il nostro direttore fa sull'edizione della Nuova del Sud, proprio sul patto di sito e sul rischio di ripetere gli errori del passato. Ecco, la pagina è questa, petrolio e occupazione in Val d'Agri, il protocollo d'intesa e il rischio di nuovi lavoratori da fuori regione. Nessuna clausola come quella Fiat e stabilizzazione per chi è già qui da un anno, con l'incognita formazione per il futuro. Segretario, una riflessione che merita un approfondimento. Sì, merita, ma noi da tempo lo stiamo dicendo e lo stiamo anche qui rivendicando. Infatti, se analizziamo la nuova intesa raggiunta tra Regione, Eni, CGIL e CISL e UIL sul patto di sito, al centro ci sono state profonde analisi e discussioni su questo tema. E il patto di sito, il riaggiornamento del patto di sito ha messo al centro, secondo la UIL, secondo noi, due questioni importanti. Uno, bisogna avviare la costruzione del distretto energetico lucano. Non possiamo pensare di ragionare da un lato solo sul Cova di Viggiano e Tempa Rossa di investimento Total. Bisogna che le due attività, i due centri vengano messi insieme e creiamo il distretto energetico lucano. Dentro il distretto energetico lucano costruiamo un modello per garantire occupazione e competenze dei nostri lavoratori lucani e delle aziende anche lucane. Credo che ci siano tante eccellenze in Basilicata che possono contribuire e lavorare a fianco di Total e Eni per aumentare anche qui le competenze sul sistema estrattivo e sistema oil, e quindi possiamo anche qui nel patto di sito abbiamo costruito questo tipo di atteggiamento, garantire nei cambi d'appalto la nostra occupazione senza diciamo, evitare, cercare di evitare gli errori del passato. Purtroppo ancora si registrano presenze di lavoratori fuori regione. Ma questo purtroppo avviene perché da tempo non abbiamo preparato un sistema formativo parallelo
a formare i lavoratori sulle competenze che servono all'interno dei centri Oli. Per esempio, vi faccio un esempio, servivano delle competenze di lavoratori che facevano un tipo di attività di radiografia del sistema sotterraneo dell'estrattivo sulle attività di estrattivo. Non ci sono queste competenze in Basilicata e questo, ahimè, dobbiamo capire che degli errori sono stati fatti da parte delle politiche scelte regionali nel non aver poco investito parallelamente all'investimento di 20 anni fa della crescita, l'investimento ENI di Val d'Agri con una fase formativa per coinvolgere competenze, alte competenze per le attività. Segretario, un altro cavallo di battaglia dei sindacati è rappresentato dal Lab dell'idrogeno, insomma le opportunità che possono venire da questo ambito. Anche la politica sembra essersene ricordata. Il sistema dell'idrogeno, l'iniziativa che va verso questa nuova visione, anche qui, dell'utilizzo delle energie per quanto riguarda la mobilità e non solo la mobilità. La UIL da tempo sta dicendo che l'idrogeno può essere anche qui una grande opportunità, avendo in Basilicata Eni, Total, player che su questo terreno e su queste stanno studiando da tempo le nuove scelte per quanto riguarda gli impatti ambientali, abbassare, diciamo, quello che è l'impatto ambientale. Voglio aprire una parentesi. Abbiamo in Italia le auto circolanti sono circa 32 milioni ad alto tasso inquinamento. Stiamo parlando di auto a motori sotto Euro 6, quindi che sono altamente inquinanti. Dobbiamo fare dei passi in avanti. L'idrogeno è una grande opportunità e la Basilicata può svolgere una funzione da adesso, perché stiamo parlando di scelte che si consolideranno tra qualche anno, tra molti anni. Però se partiamo prima, se siamo pionieri sotto questo aspetto, possiamo essere un'eccellenza e possiamo svolgere un ruolo importante su un futuro, diciamo, che sarà un futuro importante per quanto riguarda la trasversalità, la mobilità dell'utilizzo delle risorse energetiche. E quindi dobbiamo partire subito con una progettualità e non fare l'errore quello che è stato fatto sull'utilizzo dell'elettrico e delle batterie elettriche. Noi dobbiamo recuperare i ritardi. Si sta parlando per esempio di idrogeno, ma faccio un esempio dell'elettrico. Se pensiamo di produrre auto elettriche, ancora in Italia, ancora, scusate, in Basilicata, non abbiamo una realtà dove c'è lo stoccaggio delle batterie elettriche. Pensate che un trasportare batterie elettriche è complicato, un mezzo può trasportare mediamente 6 batterie elettriche. Su una produzione di auto, di migliaia di auto, pensate cosa avviene dentro il processo di questa portata. E ancora non siamo pronti. Quindi, anche qui, idrogeno, elettrico, transizione energetica, bisogna accelerare, bisogna stabilire da subito dove dobbiamo andare, perché il mondo non ci aspetta, sicuramente c'è un mondo che già si sta muovendo e noi non possiamo, come sempre, arrivare in ritardo. Quando pensiamo qualcosa già sta avvenendo. Quindi il sindacato e la UIL sta dicendo da tempo, diamoci una mossa, dobbiamo reagire, dobbiamo progettare, programmare con il confronto, ma con una visione di Basilicata e le nostre potenzialità nuova. Segretario, altro tema su cui la UIL ha prestato particolare attenzione è purtroppo il tema delle morti e degli infortuni sul lavoro. Insomma, i numeri crescenti anche nel panorama nazionale inducono a non far passare sotto gamba questo importante tema. Il tema delle morti sul lavoro è un tema che ce lo portiamo da anni dietro, diciamo, un tema centrale nelle politiche, nell'azione sindacale. La UIL quest'anno ha dedicato il 2021 a una campagna intensa di confronto, di dibattito, l'abbiamo chiamata Zero Morti sul Lavoro. Purtroppo nelle ultime settimane c'è stata una strage, i numeri sono allarmanti, devastanti. Questo cosa significa? In un paese dove noi abbiamo tante leggi che garantiscono la sicurezza sul posto di lavoro, dal decreto 81 a tutti i provvedimenti, ma sappiamo che la sicurezza purtroppo sui luoghi di lavoro e nei luoghi di lavoro non si fa per decreto. Serve una nuova, anche qui, un nuovo atteggiamento da parte di tutti, partendo dai sindacati, partendo dalle istituzioni, dalle imprese,
Bisogna investire sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, nella sicurezza sui posti di lavoro. Bisogna investire in una nuova cultura della sicurezza sul lavoro, partendo dalle scuole. Noi siamo pronti ad andare, ad arrivare in tutti i luoghi, dalle scuole, ovunque si può iniziare a parlare di nuova cultura del lavoro. Un lavoratore, se non è in condizione di poter lavorare, deve denunciare, deve fermarsi, deve chiamare le parti sociali. L'ispettorato, anche qui abbiamo fatto un confronto a livello nazionale con il ministro Orlando, con il ministro Speranza, per poter avviare insieme al governo una nuova fase di investimento in ispettori, aumentare le assunzioni attraverso le funzioni ispettive, di confronto e di controllo. Se facciamo questo, una nuova cultura del lavoro, aiutiamo anche le imprese a sostenere gli investimenti in sicurezza, perché sappiamo purtroppo che poi quando ci sono difficoltà economiche si va a risparmiare sulla sicurezza. E sappiamo tutti che questa è la scelta sbagliata. E anche qui dobbiamo porre tanta attenzione nel rispetto del luogo di lavoro, che deve essere sempre in sicurezza e sano, nel rispetto dei lavoratori. Anche qui, quando un lavoratore segnala una difficoltà, bisogna ascoltarlo e cercare di aiutarlo, perché se c'è un problema, sicuramente quel problema può diventare un dramma. È il dramma di Luana, una donna, una mamma di 22 anni, che ha lasciato tutti, prendo questo esempio non per fare danno oppure dimenticare gli altri, ma è stata una notizia che è drammaticamente arrivata nelle nostre comunità, ma che ci fa riflettere. C'è tanto bisogno di lavoro e purtroppo tanti giovani, tante mamme, tanti papà che hanno bisogno di lavoro mettono da parte anche quel rischio che possono correre ogni giorno, mettono a repentaglio la propria vita. Ecco, dobbiamo proteggerli, dobbiamo aiutare tutti affinché questo non avvenga. Il lavoro sì, è fondamentale perché deve essere l'elemento centrale nella propria famiglia, nella propria dimensione umana, ma dobbiamo dire che al primo posto c'è la vita. La vita non ha valore, la vita va sempre preservata e dobbiamo aiutare i lavoratori, le imprese, la comunità a far sì che questo pensiero, questa cultura nuova del modello della sicurezza sul lavoro avanzi. Segretario, per le cose dette, dopo l'estate realisticamente dovrà partire in Basilicata una nuova stagione, insomma si augura una ripresa repentina, partendo anche dal documento strategico della Regione Basilicata sul quale voi avete posto attenzione dicendo che non è stato preceduto da dialogo sociale. Sì, è così. Il documento strategico c'è stata solo una prima riunione, titoli iniziali, dove il Presidente ci ha presentato una prima intenzione, una prima intenzione di scelte strategiche da parte della Regione Basilicata, ma noi avremmo auspicato un confronto serrato, più nel merito delle scelte programmatiche. Credo che degli spazi ci sono, si può ancora aprire un confronto, soprattutto, lo dicevo, perché ci sono sul piatto e sul terreno delle difficoltà economiche e sociali tante questioni. E noi dobbiamo ripartire, perché un piano di sviluppo parte dentro una visione di Basilicata collegiale, insieme. Purtroppo da questa pandemia, da questa crisi si esce insieme e il governatore Bardi deve capire che solo se c'è confronto, come c'è stato su alcuni temi, abbiamo fatto dei passi in avanti. Il sindacato può essere, CGIL e CISL-UIL siamo stati, possiamo essere di grande sostegno e supporto dentro le scelte strategiche. Le vertenze, l'abbiamo detto, ci sono. Bisogna mettere al riparo le tante questioni aperte che da anni non sono risolte e quindi un piano di sviluppo deve partire nel rafforzare quello che già c'è, ma dentro anche una nuova dimensione. Bisogna far diventare questa regione laboratorio, una regione più attrattiva. Bisogna attrarre ulteriori investimenti per creare lavoro, per dare stabilità e per dare prospettiva. E questo lo si fa dentro un piano di sviluppo innovativo. Lo stanno facendo in altre regioni d'Italia e noi possiamo anche qui,
non imitare, ma possiamo fare meglio, perché credo che ci sono grandi potenzialità, grandi competenze, e quindi invitiamo il governatore a ripensare a un confronto serrato sui piani di sviluppo e su quello che la Basilicata deve essere nei prossimi mesi. I soldi del Recovery Fund, i soldi del Next Generation UE arriveranno in Basilicata e dobbiamo essere pronti a spenderli subito. Nei prossimi 5 anni dovremo spendere tante risorse. Spenderle significa programmarle, metterle lì dove serve, e quindi nel piano di sviluppo possiamo creare queste condizioni. Segretario, davvero per concludere, ancora ieri, insomma, una nuova operazione che ha sgominato criminalità organizzata nel Metapontino. Qualche settimana fa il procuratore, della Repubblica Francesco Curcio ha lanciato un monito: istituire anche in Basilicata la direzione investigativa antimafia. La UIL a sostegno di questa richiesta? Certamente, noi sosteniamo tutte le iniziative che vanno nella direzione che si possa garantire la legalità, che si possa combattere tutto quello che sono le vicende che sono emerse in questi giorni, che possano anche qui far diventare questa regione quello che non è, perché la regione Basilicata da anni è sinonimo di una regione sana, di una regione laboriosa, una regione che ha sempre combattuto l'ingiustizia e quindi l'avanzata della malavita. Purtroppo, come abbiamo visto, quello che è stato fatto segna profondamente poi una regione, ma credo che anche qui c'è una nuova iniziativa che il procuratore ha lanciato, ma da tempo credo che è nel dibattito politico istituzionale, credo che ci siano tutte le condizioni. Anche qui le politiche fatte negli anni passati, sbagliate, di chiudere i tribunali, di indebolire il sistema della giustizia in Basilicata. Bisogna rafforzarlo, anche perché i presidi di legalità, i tribunali sono a sostegno della comunità e della legalità, e la UIL sarà sempre a sostegno di queste iniziative ed è stata sempre a fianco delle forze dell'ordine, di tutti coloro, dei giudici, di chi ha operato e delle procure, per poter far chiarezza lì dove le nostre competenze poi hanno e possono essere da valore aggiunto. Quindi noi siamo favorevoli all'istituzione della DIA in Basilicata. Segretario, grazie. Allora abbiamo toccato tanti temi, tanti gli spunti di riflessione che sono emersi dalle sue parole. Grazie per essere stato nostro ospite questa mattina a Prima Notizia. Grazie a voi, grazie sempre dell'invito. Vi auguro buon lavoro e auguro una buona giornata a tutti i telespettatori. Grazie, buon lavoro anche a lei, a tutta la UIL. Buona giornata a Vincenzo Tortorelli, segretario regionale della UIL di Basilicata. Io vi ricordo sempre il nostro numero WhatsApp col quale potete comunicare con noi, 346-8353-824. Qualche minuto di pubblicità e torniamo subito dopo. Cosilin Auto, concessionaria Alfa Romeo e Jeep, oltre 50 anni di esperienza nel settore automobilistico a Sala Consilina e Potenza. Assistenza altamente qualificata e pezzi di ricambio originali. Cosilin Auto, unico centro quadrifoglio verde e 4C in Basilicata. Da Cosilin Auto, ampia disponibilità di vetture aziendali con chilometri certificati garantite da Mirafiori Outlet, Click Car e Select for You. Non andare oltre, la tua auto ti aspetta qui. Stai invecchiando sui libri. Chiama CEPU, tutor più metodo, uguale esame superato. 800 33 11 88. L'esame è un mattone? Chiama CEPU, tutor più metodo, uguale esame superato. 800 33 11 88. A volte basta un gesto per dare inizio ad una storia a colori fatta di emozioni, scelte, fiducia. Una storia che va costruita passo dopo passo, insieme a chi da oltre 40 anni costruisce il futuro. E non importa di quanti capitoli sarà, perché basta sia scritta con passione, curando ogni dettaglio, per dare vita ad un finale che in realtà sarà solo un nuovo inizio. Con Pascale Arredamenti, la tua comodità è in buone mani. Scuola Test. Preparazione test d'ammissione a medicina e professioni sanitarie. Corsi personalizzati. Info all'800 47 00 73.
Cosil in auto, concessionaria Alfa Romeo e Jeep, oltre 50 anni di esperienza nel settore automobilistico a Sala Consilina e Potenza. Assistenza altamente qualificata e pezzi di ricambio originali. Cosil in auto, unico centro quadrifoglio verde e 4C in Basilicata. Da Cosil in auto, ampia disponibilità di vetture aziendali con chilometri certificati garantite da Mirafiori Outlet, Click Car e Select for You. Non andare oltre, la tua auto ti aspetta qui. Stai invecchiando sui libri. Chiama CEPU, tutor più metodo, uguale esame superato. 800 33 11 88. L'esame è un mattone? Chiama CEPU, tutor più metodo, uguale esame superato. 800 33 11 88. A volte basta un gesto per dare inizio ad una storia a colori fatta di emozioni, scelte, fiducia. Una storia che va costruita passo dopo passo, insieme a chi da oltre 40 anni costruisce il futuro. E non importa di quanti capitoli sarà, perché basta essere scritta con passione, curando ogni dettaglio, per dare vita ad un finale che in realtà sarà solo un nuovo inizio. Con Pascale Arredamenti, la tua comodità è in buone mani. Scuola Test. Preparazione test d'ammissione a medicina e professioni sanitarie. Corsi personalizzati. Info all'800 47 00 73. Eccoci rientrati dopo la pausa pubblicitaria per la seconda parte di Prima Notizia all'approfondimento. Siamo collegati via Skype, lo saluto e lo ringrazio, con il capogruppo in Regione d'Italia Viva, Luca Braia. Buongiorno consigliere. Buongiorno, spero che la linea si tenga, non c'è una grandissima connessione, se mi sentite speriamo bene. Sì, per adesso la sentiamo bene, grazie innanzitutto per la disponibilità, sappiamo che è in viaggio da Matera a Potenza, si è fermato insomma per partecipare questa mattina qui da noi in diretta. Allora, consigliere, partiamo subito dall'appuntamento di ieri, Italia Viva Basilicata, alla presentazione dei coordinatori cittadini, insomma un segnale di grande capillarità sul territorio. Italia Viva vuole essere protagonista in Basilicata. Sì, ieri credo che abbiamo scritto una nuova pagina della politica in Basilicata, presentando coordinatori regionali, provinciali e cittadini. Siamo ad oltre 51 comuni coperti, ma chiaramente nei prossimi giorni, nei prossimi mesi, abbiamo qualche problema sul collegamento. Puntiamo a concludere. Immaginavo. Pronto? Sì, adesso lo sentiamo un po' meglio. Ok, proviamo. Quindi sì. Abbiamo costruito questa squadra, contiamo di completarla nelle prossime settimane anche con i dipartimenti tematici, a cui affideremo il compito di costruire, diciamo, un dibattito e un confronto anche fisico appena sarà possibile con le comunità di Basilicata, perché l'obiettivo è quello di contribuire a costruire, diciamo, con i giovani, con le donne e con le tante persone che contiamo di avvicinare alla politica, convinti e consapevoli che negli ultimi anni il distacco è stato generato dai troppi litigi, dalle troppe divisioni, dalle troppe contrapposizioni che hanno non più interessato, diciamo, i giovani e i cittadini lucani della politica, che invece ha bisogno di nuova linfa, di nuove idee, di nuove proposte, e l'Italia Viva, diciamo, vuole essere al centro di questo nuovo modo, diciamo, di fare politica. Ieri con Rosato abbiamo dato, spero, questo tipo di impressione, ma nei prossimi giorni passeremo chiaramente all'azione anche con le iniziative per ora via webinar, che coinvolgeranno i nostri parlamentari sui temi del fisco, della finanza, delle infrastrutture che interessano, diciamo, i singoli cittadini e il sistema anche delle imprese, a cui vogliamo dare grande attenzione. Ecco consigliere, venendo invece alle questioni più prettamente politiche, naturalmente Italia Viva ha
grande attenzione in queste settimane sulla campagna vaccinale, insomma è giusto tornare sul flop di sabato scorso a Matera, all'iniziativa Astra Night voluta dalla regione e dall'ASM di Matera, insomma Italia Viva l'aveva in qualche modo detto, insomma era un'iniziativa estemporanea che andava evidentemente organizzata meglio, i numeri di questa giornata hanno evidentemente decretato il fallimento. Io credo che le iniziative, facile giudicare dopo, no? Saltare sul carro magari, dare un giudizio positivo quando le cose si sono realizzate o negative a seconda della convenienza. Noi abbiamo fatto un'analisi di carattere di merito e quella iniziativa si è presentata male, si è costruita peggio e chiaramente il risultato non poteva che essere negativo. 200, non è solamente una questione di numeri, di 250 su 750 era una questione di target scelto per questo tipo di iniziativa, un target sopra i sessantenni o con priorità per i fragili, dagli audiolesi quelli che avevano problemi gli autistici o problemi di mobilità, quindi un target che dalle 22 alle 6 di mattina francamente era difficile immaginare che potessero cogliere questa opportunità, ma soprattutto anche la modalità con cui è stata organizzata. Poi si è scoperto anche c'era un fondo di falsità nella comunicazione che noi abbiamo molto ripreso negativamente, perché nessuno ha comunicato che in realtà il prefetto aveva dato autorizzazione fino alle 11:30 e che quindi gente si poteva o si è spostata magari dalla provincia facendo centinaia di chilometri nella speranza di avere il vaccino, ma che oggettivamente questa vaccinazione mai sarebbe potuta avvenire. Quindi anche una modalità di gestione debatto. Invece siamo convinti che vaccinare subito, bene, capillarmente è fondamentale per riaprire in sicurezza, soprattutto in una regione che vuole non perdere l'occasione della riapertura nel settore del turismo, e la capillarità fa la differenza. Ora che cominciano ad arrivare, spero ad arriveranno in quantità i vaccini, non essere pronti capillarmente su ogni dei 131 comuni ad somministrare le dosi è una grande occasione persa e sarà una grande occasione persa. Si stanno già materializzando le criticità e le difficoltà, le prenotazioni degli ultra cinquantenni, degli ultra quarantenni cominciano ad andare oltre luglio, agosto e quindi di conseguenza immagino che questa campagna di vaccinazione dovrà necessariamente prolungarsi credo fino a settembre. Noi avremmo invece dovuto mettere in piedi un sistema che consente nel tempo più breve possibile di utilizzare tutte le dosi ed essere noi nelle condizioni di chiedere altre dosi al governo, piuttosto che per esempio su Astra Night pare che sia il nord a chiedere le dosi non utilizzate al sud. Ecco, iniziative come Astra Night sono sbagliate, open day o operazioni diurne organizzate in maniera capillare sul territorio coinvolgendo i medici e i farmacisti poi invece deve fare la differenza. Ecco, tra le altre cose c'è un malessere anche territoriale, insomma il materano non le ha mandate a dire, insomma si sente un po' messo in secondo piano rispetto alla provincia di Potenza, insomma qualcosa c'è che non funziona evidentemente in questa, in questa campagna vaccinale. Ma io sono stato portavoce di un malessere evidente sulla questione per esempio dei tamponi. Dei tamponi gratuiti che a Potenza si sono fatti per 45 giorni in maniera gratuita, organizzato dal San Carlo, cosa che invece gli ospedali della provincia di Matera non avevano la possibilità di far fruire di questo vantaggio ai propri concittadini. Un differenziale che rende evidente una incapacità o una non volontà di organizzare le cose in maniera equilibrata, corretta, e soprattutto rispettosa dei diritti di tutti i cittadini lucani della provincia di Potenza e della provincia di Matera. Anche queste iniziative estemporanee che praticamente vengono fatte
non in maniera coordinata su tutta la regione, ma sono iniziative estemporanee che magari quando vanno male fanno anche registrare un malessere di una comunità che si sente, quella della provincia di Matera in questo caso, sistematicamente un po' penalizzata. Io credo che questa è frutto di una disorganizzazione, di una incapacità di governare le vicende, le criticità in maniera equilibrata, omogenea sull'intero territorio regionale. Questo di questo purtroppo lo abbiamo denunciato, lo abbiamo detto e sperando che il futuro non sia così, ci poniamo sempre in una posizione critica ma costruttiva e positiva. Le cose non le mandiamo a dire, le anticipiamo e proviamo anche a proporre le cose come giusto che faccia un'opposizione come quella che vuole essere Italia Viva. Senta, consigliere, il presidente Bardi continua a millantare un cosiddetto modello Basilicata, smentito dai fatti per le cose che abbiamo raccontato, che raccontiamo quotidianamente, e tra le altre cose Italia Viva continua a chiedere punti vaccinali in ogni comune, esattamente quello che chiedono proprio i sindaci per attuare un vero modello Basilicata. Io sono da questo punto di vista ero molto d'accordo quando a dicembre lo stesso Leone annunciò un punto di vaccinazione in ogni comune. Siamo arrivati a marzo ed è cambiato la strategia. Siamo stati ad aprile, è stata organizzata un modello totalmente differente che sta portando risultati, non capisco quanto positivi e come mai poi vengono anche addirittura assunti a modello o vogliono essere assunti a modello a livello nazionale. Io credo che non ci sia un modello Basilicata, purtroppo, che invece bisognerebbe avere un po' più di umiltà e cercare di migliorare laddove è migliorabile. I sindaci sono stati previdenti un mese fa con lettere, comunicazioni ufficiali che hanno chiesto e dato disponibilità anche a sostenere costi sulla protezione civile, sulla pulizia dei locali. Sul modello utilizzato per gli over 80 bisognava continuare, soprattutto ora che giriamo una vaccinazione di massa possa coinvolgere anche la popolazione. Quella richiesta noi l'abbiamo come Italia Viva condivisa, l'abbiamo sostenuta, abbiamo chiesto ai sindaci e all'ANCI di continuare in questo tipo di stanza. So che questa richiesta è arrivata, ma vedo che non si cambia posizione. Quando poi i risultati non sono quelli sperati, non bisogna invocare successi che laddove non ci sono. Evidentemente siamo andati sui media nazionali per un modello, in questo caso sull'evento Astra Night, negativo. Siamo stati sbeffeggiati un po' da tutti, da Sky alla rete nazionale fino a Canali 5. Quindi oggettivamente c'è poco da stare a lei. Senta, consigliere, c'è un'emergenza occupazione in Basilicata, ci sono diversi fronti aperti, primo fra tutti quello che riguarda Stellantis, sul quale si è focalizzata l'attenzione di Italia Viva anche a livello nazionale. La vostra parlamentare Sara Moretto ha interrogato il ministro Giorgetti, insomma una situazione tutta da monitorare. Su questa storia Italia Viva è stata la prima a prendere posizione molto chiara, ma non solo un atteggiamento che caratterizza un'istanza di tipo sindacale anche da parte di un partito politico, ma in questo caso siamo andati alla ricerca non solo di conoscere, di comprendere quali sono le ragioni delle criticità esistenti, ma stiamo anche coinvolgendo i nostri parlamentari, in questo caso Sara Moretto che ha interrogato Giorgetti, ha risposto in aula, ma siamo andati anche e stiamo anche costruendo delle proposte. Abbiamo costruito un dossier sul tema della logistica, tratto ferroviario della Potenza Foggia, che è stato già consegnato nelle mani della nostra viceministro Teresa Bellanova, per cercare di costruire degli piccoli elementi di competitività aggiuntivi a quelli esistenti, che possano in qualche modo essere portati a un tavolo di trattativa che noi speriamo, come Italia Viva, il MISE voglia istituire in maniera sistematica sul caso Basilicata e non in via stemporanea come è stato fatto qualche settimana fa, quando il tavolo nazionale si è occupato solamente del problema
Ettore Maiveco, e invece oggi noi abbiamo un'altra, diciamo, la priorità è di parlare del futuro dello stabilimento Stellantis e dei 7-8 mila persone, compreso l'indotto, che sono direttamente interessate. Lì c'è un tema serio, speriamo che per fine anno Tavares, come ha annunciato, presenta il piano industriale, ma questo piano industriale spero non... diciamo, non arriviamo con le mani in mano, o non arriviamo, diciamo, ricevendo un pacco già bello e formato. Noi vogliamo che la Basilicata sia protagonista, abbiamo chiesto questo anche nel consiglio regionale che abbiamo voluto noi delle opposizioni, e abbiamo chiesto che possa essere la Basilicata, che tutto rimanga identico oltre il 2023, perché sapete che l'accordo con il governo nazionale prevede una diciamo, l'impossibilità di licenziare personale Stellantis fino al 2023, perché il governo nazionale ha dato una garanzia dell'80% dello prestito di 6,3 milioni di euro. Ma noi vogliamo che chiaramente questa condizione riguardi anche l'indotto, cosa che invece, diciamo, rischia di essere intaccato. E vogliamo che si faccia un tavolo nazionale sul caso Basilicata, e che la regione Basilicata sia protagonista e possa costruire con Stellantis un pezzo del suo piano industriale, convinti che noi dobbiamo poter dare il nostro contributo, non solo sul tema della logistica, ma anche sul tema, io ci tengo molto, a costruire un'opportunità che possa essere quella del distretto delle tecnologie avanzate sul tema dell'automotive. Il futuro dell'auto non è solamente l'idrogeno, cosa fondamentale, ma il futuro dell'auto è anche diciamo, le tecnologie. Oggi si parla molto di auto a controllo automatico da remoto, si parla molto di auto in cui si implementano servizi tipo l'entertainment, le tecnologie diventeranno fondamentali nell'auto del futuro. A Melfi si può costruire un distretto delle tecnologie, non solo quindi un distretto dell'indotto che aiuti e realizzi la componentistica meccanica, ma quelle tecnologie che sono invece caratteristiche dell'auto del futuro. Noi vogliamo che Italia Viva vuole che si faccia anche questo, si costruisca l'ITS che sono previste ma non ancora realizzate sul tema della formazione, che l'Unibus sia protagonista anche in questo, faccia parte di questo sistema, perché pensiamo che per consentire a Stellantis di scegliere, continuare a scegliere Melfi come punto di riferimento della strategia industriale del futuro, si possa farlo solamente sul tema della competitività, e quindi noi vogliamo su questo dire la nostra. Senta, a proposito di politica industriale, insomma, l'iter travagliato della nascita di API Bus, conosciamo tutti, insomma, quella che è stata la genesi ad oggi, insomma, 13 maggio, a 2 mesi dalla nomina del commissario liquidatore del consorzio ASI di Potenza, si sono perse le tracce del dottor Fasana. Cosa sta succedendo? Anche qui fatto un po' la Cassandra, avevamo detto che le criticità erano tante su questa riforma. Sicuramente il fatto che non sia stato impugnato dal governo è un passo avanti, però i temi sono tutti lì. Il consorzio industriale da 2 mesi non paga gli stipendi dipendenti, il consorzio industriale non ha più un amministratore che firma gli atti, che dà le risposte alle imprese che stanno diventando, diciamo, impazienti rispetto alle proprie istanze, che non vengono soddisfatte, e API Bus non parte. Il bilancio è approvato ormai da 2 settimane, non si comprende che fine farà. Il sistema industriale di Basilicata ha bisogno di certezze e ha bisogno di governo. E in questo momento, diciamo, non c'è. Io avevo chiesto in audizione oggi la presenza di Cupparo, che per impegni ha spostato la settimana prossima. Sarà un incontro molto chiarificatore su alcuni elementi, soprattutto quelli che in questo momento riguardano le motivazioni che non conosciamo, per i quali il Fasana, individuato dal presidente come commissario liquidatore, non accetta l'incarico. So che i documenti sono stati inviati tutti quelli che cercava, non si comprende
comprende qual è la motivazione. La cosa che non possiamo accettare è che al danno ci sia la beffa. Noi pensavamo e pensiamo che quello non è una procedura di liquidazione, ma una procedura fallimentare, perché all'ASI non è stato, l'ASI non è messo nelle condizioni economiche di affrontare una liquidazione, quindi di trattare i debiti enormi esistenti, e che quella modalità con cui si è proceduto con la riforma porterà dietro grandi criticità per la regione stessa, con ingenti danni derivanti anche da ricorsi che immaginiamo i privati intenderanno per difendere i propri crediti, i propri diritti. In questo vulnus purtroppo avevamo annunciato che non dovevamo trovarci, avevamo tempo, sapevamo esattamente che condizioni versava l'ASI, bisognava fare qualcosa e l'hanno fatta, ma probabilmente non hanno ascoltato i sindacati, le associazioni datoriali, la politica e anche Italia Viva, che per quello che ha potuto si è opposta a questa frettolosa riforma che, come stiamo vedendo, non sta generando i propri effetti. E per il futuro l'APIBAS con 5 milioni di euro tiene immobilizzato una finanza che ancora non si capisce dove sarà utilizzata e per quali obiettivi. E questo è un altro elemento che, alla vigilia del recovery plan e alla vigilia di un nuovo rilancio delle politiche industriali nazionali, la Basilicata non ha lo strumento per poterla in qualche modo realizzare. Speriamo che tutto vada per il meglio e che si affronti velocemente una criticità enorme che si sta materializzando. Consigliere, rapidamente, gli accordi sul rinnovo delle concessioni con Eni e Shell, si è fatto tutto in silenzio? Io stiamo studiando bene i documenti del nuovo accordo Eni, arrivato con 14 mesi di ritardo. Su Total abbiamo detto abbastanza tanto e stiamo vedendo le grandi criticità dell'intesa. Per noi rimane un'intesa truffa, l'abbiamo detto, e quando la nuova vorrà possiamo riproporre il tema che Italia Viva ha sempre sottoposto come un accordo assolutamente fuori luogo, soprattutto sul tema gas. Su Eni stiamo studiando il dossier, chiaramente non siamo stati chiamati a niente, a discutere nessun tipo di indirizzo, cosa che avveniva invece nel passato, e abbiamo questo rinnovo di concessione. È sparita tutta l'istanza che la regione Basilicata nella passata legislatura aveva messo in campo con Eni circa la procedura di infrazione, il blocco che aveva generato i 6 mesi di fermo del COVA, e noi lì avevamo chiesto un danno di 100 milioni di euro. Quei 100 milioni di euro sono totalmente spariti, sono spariti dal tavolo della concertazione. Quindi l'accordo che si paventa, per dire un primo aspetto, è un accordo che non tiene più conto di questo grande ammanco di danno d'immagine, oltre che avevamo in qualche modo richiesto. E nel merito io mi riservo di giudicare l'accordo Eni, ma certo la metodologia, il metodo con cui questo evidentemente non ci soddisfa in maniera più assoluta, però anche su questo bisognerà ritornare con i dati alla mano. Consigliere, davvero per concludere, anche ieri la cronaca giudiziaria ci ha restituito un'operazione della DDA sulla criminalità organizzata che operava nel Metapontino. Torna di stringente attualità la richiesta fatta anche dal procuratore Curcio di istituire in Basilicata la direzione investigativa antimafia. Cosa deve fare la politica per accelerare questo iter? Ah, intanto un plauso alla magistratura per Curcio per il lavoro che sta svolgendo in regione. Bisogna veramente, soprattutto nel Metapontino, essere molto presenti, perché oggettivamente un'assenza forse si è registrata. Io sono convinto che la Basilicata non è terra di mafia, non è terra di delinquenza. Sono convinto che la Basilicata ha gli anticorpi per poter reagire a questo. La direzione investigativa antimafia però è un elemento di garanzia ulteriore, e credo che, se venga interpretato non come la necessità di presidiare il territorio per una conclamata esistenza di un sistema mafioso che caratterizza questa regione, ma per gli aspetti soprattutto di carattere preventivo, credo che questa sia una cosa buona e giusta. Noi abbiamo appoggiato, sostenuto la mozione che insieme al 5 Stelle è stata presentata l'altro giorno per chiedere l'istituzione della direzione investigativa antimafia. Abbiamo chiesto al
al Presidente, ma un consiglio ad hoc su questo, per poter affrontare anche con i numeri alla mano un delicatissimo tema come quello della presenza, diciamo, di infiltrazioni mafiosi nella nostra regione, perché crediamo che uno dei valori aggiunti, uno dei valori competitivi, uno dei parametri di attrattività della regione Basilicata, anche sul tema degli investimenti, da sempre sia stata diciamo l'assenza della delinquenza, l'assenza diciamo in questo territorio di famiglie diciamo appartenenti alle più grandi organizzazioni malavitose nazionali. Questo è stato sempre un punto diciamo di grande vantaggio che noi non dobbiamo perdere. Quindi se ci sono oggi gli elementi per combattere, li combattiamo, ma soprattutto dobbiamo prevenire. La cultura, il lavoro, la formazione sono punti cardini per poter diciamo affrontare al meglio questa che sta diventando purtroppo un'emergenza anche in Basilicata. Consigliere, grazie del tempo che ci ha dedicato, sappiamo che insomma è atteso a Potenza per le attività istituzionali, grazie ancora e buona giornata. Grazie a voi della disponibilità. Grazie a Luca Braia, capogruppo di Italia Viva in Consiglio regionale. E noi adesso ci spostiamo invece sul nostro sito per gli aggiornamenti appunto che arrivano da www.lanuova.net. L'apertura dedicata alla notizia comunicata ieri sera appunto anche a Cerenza passa in zona rossa, dunque diventano 6 i comuni lucani attualmente in zona rossa, a Ripacandida, Balvano, Garaguso, Rotondella e Rio Nero si aggiunge anche il centro acheruntino. Misure restrittive a partire da oggi e fino al prossimo 16 gennaio, come è da decisione del Presidente della Regione Vito Bardi, con l'ordinanza che è stata firmata nella tarda serata di ieri. E poi una notizia che riguarda purtroppo un incidente mortale avvenuto a Matera ieri sera, è morto un centauro 33enne, l'incidente si è verificato sulla strada statale 7 nei pressi dell'uscita di Matera Nord sotto il ponte di via Trabaci. Un furgone in uscita dalla città dei Sassi si è scontrato frontalmente con una moto di grossa cilindrata che viaggiava in direzione opposta. Il centauro alla guida della moto, appunto un 33enne di Matera, è morto sul colpo. Un giovane che si trovava a passare di lì con la sua auto, dopo essersi fermato per prestare soccorso, è scivolato a terra da un muretto e si è gravemente ferito. È stato prima trasportato all'ospedale Madonna delle Grazie di Matera, poi in eliambulanza al San Carlo di Potenza in codice rosso. Vedete anche le foto che sono state gentilmente concesse da sassilive.it. Sul posto, come detto, sono intervenute le ambulanze del 118 per i soccorsi, ma anche polizia e carabinieri per i rilievi del caso. E allora, noi siamo arrivati invece alla conclusione di questa puntata odierna del giovedì di Prima Notizia. Vi ricordo tutti gli appuntamenti con l'informazione sulla Nuova TV. Vi rimando all'appuntamento delle 13.50 con la prima edizione del nostro telegiornale. Per Prima Notizia invece è tutto. L'appuntamento domani mattina, come sempre, in diretta. Grazie per averci seguito. Buon proseguimento di giornata.